Ed eccoci finalmente con l'episodio, se vogliamo chiamarlo così, il post partita delle partite di eccellenza. Prima giornata, ben 8 partite, sono infatti 16 le squadre che compongono il campionato di eccellenza calabrese. Poi a fine video brevemente andiamo a vedere anche cosa è successo in promozione, ma molto brevemente. Diamo spazio adesso all'eccellenza, finalmente tornati in campo con qualche incognita, qualche sorpresa, e partiamo dal pareggio 0-0 tra Brancaleone e Gioiosa Ionica, un punto che può andare bene ad entrambe. Ovviamente siamo solo inizio, per quanto tutti i vari club abbiano giocato 2 partite di Coppa, quindi hanno già comunque svolto delle partite ufficiali che hanno dato dei segnali positivi o meno, però resta comunque l'inizio del campionato. Quindi un punto che può andare bene per entrambe, per un neopromosso Brancaleone di Criaco che comunque parte forse leggermente sfavorito, non lo so, però a me non convince troppo quest'anno, e un Gioioso di Marasco che alla fine ottiene un punto in trasferta in un derby reggino che ci può stare. Ma rimanendo a parlare di, se vogliamo, derby, anche se in realtà chiamolo derby della costa ionica, quello tra Gallico Catona e Stilo Monasterace, che ha visto la formazione di Caridi espugnare il campo del Gallico, il Lopresti, per 1-0 grazie alla rete di Aiello. 1-0 molto importante, primi 3 punti in trasferta per una Stilo Monasterace che quindi parte molto molto bene. Era una trasferta complicata per la formazione di Caridi, che però strappa 3 punti da non sottovalutare. Sicuramente deluso il Gallico, che pensavo anch'io, diciamo all'inizio, partisse e potesse partire meglio, però siamo, ripeto, all'inizio e non c'è adesso da fare dramme oppure da esaltarsi in maniera straordinaria, e il discorso vale anche per l'Isola. Un'Isola che strapazza il vocale di Mister La Faccia, termina 3-0 per l'Isola grazie alla tripletta di allora in realtà qui dice gol di D'Andrea e doppietta di Russo, però su altre testate, altri siti, dicono tripletta di Russo. Comunque, diciamo doppietta Russo e gol di D'Andrea, quindi ha segnato anche il classico 2003 arrivato da qualche settimana, un ottimo Isola che vince molto bene in casa tra le mura amiche, una partita molto molto delicata contro un vocale da quale mi aspettavo sicuramente di più. Ripeto, è l'inizio, però diciamo che poteva fare qualcosa in più. La Morrone vince 1-0 nel derby tutto cosentino contro la Paolana, da due squadre molto incognite, perché la Morrone ha annunciato pochissimo, anzi non ha annunciato sostanzialmente nulla quest'estate, né colpi di mercato o notizie di questo tipo, quindi c'era poco da aspettarsi, ma così come la Paolana, che ha annunciato il DS e il mister sino a 5 giorni fa. Quindi era una partita molto interessante perché c'era mistero, un alone di mistero attorno a queste due squadre. Vince di misura all'ultimo secondo disponibile la Morrone grazie all'under Tuoto, classe 2004, un ottimo prospetto che consegna i primi 3 punti alla formazione di Infusino, che parte con il piede giusto. La Paolana invece di Carnevale deve ora stringere i denti, continuare a lavorare e cercare di portare via punti settimana prossima. Tra l'altro una Morrone scesa in campo con Pellegrino in porta, Raimondo, Barbieri, Iorio e Salerno in difesa, Perrotta, Cardamone, Misura e centrocampo, e il trio offensivo composto da Nicoletti, Tuoto e Carbone. Tra l'altro anche pochi calciatori in panchina, solamente 5... No, vabbè, in realtà anche la panchina è abbastanza fornita, però ha fatto solo 2 cambi la Morrone, mentre la Paolana è scesa in campo con Paolino Corno in porta, Semaforico, Pizzino, Ramacciotti, De Luca, Bernardi, Palermo, Gualtieri, Mandarano, Azzinnaro e Zicarelli. Questo è l'undici titolare della Paolana di Carnevale, e a questo punto ci spostiamo a parlare nel derby tra le squadre neopromosse. Promosport Gioiese termina 1-2 per la formazione di Nocera. Sorprendentemente sì, ma no, perché io in realtà non ho detto, ma ho registrato un video di una serie particolare che uscirà nei prossimi giorni, in cui ho parlato della Gioiese, che per me è quella che ha condotto il miglior mercato, o comunque quella che mi
Gaza mi piace di più di questo campionato. Già io ve lo dico, dovessi scegliere qualcuna, sceglierei o la Promosport oppure la Gioiese, ma la Gioiese mi piace tanto per Rosa, per anche il Mister, che comunque è un buon allenatore, ma anche la Promosport sicuramente è una squadra molto molto valida. Vince 2-1 la Gioiese in trasferta, e grazie ai reti di Condemi e di Lazzarini. Invece in gol Villella per la Promosport, ma è una vittoria per la formazione di Nocera molto importante, che ovviamente determina sicuramente tanto. Secondo me quest'anno la Gioiese può ambire a rappresentare la sorpresa, la mina vagante, e chissà, magari i playoff potranno essere centrati. Chissà, la Promosport perde la prima in casa, però resta un'ottima squadra che potrà certamente rifarsi nel corso delle settimane. Per quanto riguarda la formazione della Promosport, Zappulla in porta, Villella, Schirripa, Comito, Perri, De Martino, Corigliano, Scozzafava, e davanti il trio Angotti, Colosimo, Umbaca, che è un trio che è pochissimi anni in categoria. La Gioiese invece scendeva in campo, è scesa in campo con Palumbo in porta, Scarcella, Angiletta, Guerrisi, Stillitano, D'Ascoli, Spanò, Curcio, Lazzarini, Condemi e Staropoli, quindi una anche qui formazione molto molto valida, e primi 3 punti per la Gioiese. Non mi nascondo che sono contento, come vi dicevo. La Reggio Med vince invece 3-0 contro l'Acri, una vittoria bella tonda, grazie ai reti di Puntoriere, di Salvador e di Cordova. Quindi Salvador è arrivato quest'estate, subito a segno si è integrato molto molto bene, una Reggio Med che come al solito punta sugli argentini e che strapazza l'Acri di Perri, che però è un cantiere aperto, visto che ha annunciato i primi colpi sino 2 giorni fa, e era normale comunque e preventivabile questa partenza. Poi in casa una formazione come la Reggio Med che punta ad arrivare in alto. Lo Scalea vince 2-1 contro il Rende, anche qui derby cosentino. La squadra di Gregorace riesce a strappare 3 punti molto molto importanti e non da sottovalutare. In gol Scarpelli per il Rende, Sanna e autogol per lo Scalea. Una vittoria che per lo Scalea è certamente di vitale importanza, considerando che era la prima in casa, si voleva certamente far bene e soprattutto non era una partita scontata, perché comunque vi ricordo che il Rende è retrocesso dalla Serie D. Non dico che vuole vincere il campionato, perché non credo che il Rende punti a vincere il campionato, se devo essere più che onesto con voi. Però sicuramente il Rende punterà a fare un campionato di livello importante. E lo Scalea, nonostante in Coppa mi sembra che sia stato escluso, perché è uscito dalla Coppa, è riuscito nell'impresa, se vogliamo, di vincere questa partita. 3 punti molto molto importanti, delusione per il Rende. E per quanto riguarda invece l'ultima partita, vince il sì, scusatemi, pareggiano 1-1 Soriano e Sersale, un pareggio che accontenta relativamente entrambe. Uno scontro interessante tra il Soriano stavo dicendo di Marasco, di Scorrano, e il Sersale di Saladino. A segno tra l'altro Nesticò per la formazione ospite, ed è un pareggio che può andare bene, ripeto, per entrambe le formazioni, considerando che era una partita ostica tra 2 squadre che possono rappresentare delle mine vaganti di questo campionato, per quanto il Soriano credo che punti più alla salvezza, però un pareggio che può andare bene a tutte e due. Quindi a questo punto una classifica che si sta piano piano componendo, ma è inutile adesso andare anche solo a citarla perché è la prima giornata. Prossima giornata che si svolgerà il prossimo weekend, ovviamente, e vedremo chi vedrà in campo. Partite molto interessanti: Bocale Morrone, Acri Isola Caporizzuto. Vedremo se a questo punto l'Acri avrà costruito una rosa che possa permettere di giocare una partita come si deve. Attenzione a Gioiese Reggio Med, molto interessante. Gioiosa Ionica Scalea, Paolana Brancaleone, anche questa intrigante. Rende Gallico Catona, Sersale Promosport e Stilo Monasterace Soriano. Questo il prossimo turno. Detto ciò, piccolo excursus sulla promozione. Andiamo un po' a vedere che cosa è accaduto nella prima giornata nel girone A. Vi ricordo Promozione Calabrese che vanta 2 gironi, entrambi da 16 squadre.
Girone A, che tra l'altro non hanno giocato tutte oggi, mentre l'Eccellenza gioca sempre di domenica, a parte un anticipo che potrebbe capitare. Per esempio, nel girone B di promozione hanno giocato 4-5 partite ieri, quindi non giocano sempre solo domenica. Allora, quest'oggi Campora di Gessè Predatortola termina 1-0 per il Campora, che tra l'altro ha appena cambiato allenatore e subito trova tre punti importanti grazie al gol di De Luca. Pareggio tra Caraffa e Scandale 2-2, gol di Passafaro e Derrigo per il Caraffa, Miletta e Correale per lo Scandale. Il Cotone Caccuri non stecca la prima in casa, vince 3-1 col Cassano Sivaris, gol di Gerardi, Iaquinta ed Herrera. Il Soccer Montalto vince 4-1 in casa del Cutro, vittoria roboante e molto importante per il Soccer Montalto, segno Pagano doppietta e Prete doppietta. La DB Rossoblu fa suoi i primi tre punti contro la Juvenilia, gol di Martins, Amendola e ancora Martins, termina 3-1 il match. Pareggiano Real Montalto e Brusun Cosenza nel derby, diciamo sempre cosentino, anche perché poi nel girone A ci sono principalmente squadre del nord della Calabria. Gol di Fallù per il Real Montalto, buongiorno per la Brusun Cosenza. Vince il Rossanese sorprendentemente con il Vierende che è una squadra importante che punta a fare un ottimo campionato. Segno Petrone, che è un calciatore che ha fatto molto bene l'anno scorso in Eccellenza con l'Acri e che quest'anno si ritrova in promozione. Invece segnano Diaco e Sifonetti per la squadra di casa. 0-0 invece Sanfili a Mantea. Mentre per quanto riguarda l'altro girone, quello diciamo delle squadre della provincia di Reggio e di Catanzaro, molto a grandi linee perché poi dipende, però comunque sostanzialmente sono quelle. Come dicevo, diverse partite sono svolte ieri, quindi ci sono stati diversi anticipi. Mentre nel girone A di promozione tutte oggi sono giocate, ecco, nel girone B così non è stato. Andiamo a vedere quindi a questo punto i risultati. Come vi dicevo, vi ricordo, siamo solo all'inizio, quindi vanno presi con le pinze e ieri ben 4 match. Quello tra Bivongi, Pazzano e Palmese che vede la squadra di casa vincere 1-0 grazie al gol di Corapi, quindi i primi tre punti. Vince anche il Capo Vaticano 3-0 contro l'Ardore, non me l'aspettavo, devo essere onesto, anche per i risultati in Coppa, perché il Capo Vaticano in Coppa Italia ha faticato, mentre l'Ardore ha fatto molto bene, ma aspettavo sinceramente qualcosa di diverso in termini di risultati. Vince grazie a Reti Diamante, Baroni e Soriano. Il Melito batte 3-2 la 5 Frondense, grazie ai gol di Marino, Corso e Iachite, Attisano e Bruzzesi invece per gli ospiti. Una vittoria certamente importante raccolta dalle mura amiche. Vince anche il San Giorgio in casa contro l'Archi, 2-0 grazie al gol di Bellè e di Campagna. Quindi nel sabato di promozione tutte quelle in casa vincono. Quest'oggi invece 3 vittorie in trasferta e 1 in casa, quindi nessun pareggio in promozione Girone B. Vince lo Sporting Catanzaro Lido in casa dell'Africo, di misura grazie al gol di Cariati, primi tre punti per la formazione di Pisano molto importanti. Vince anche l'Atletico Maida contro la Lavagnese, grazie al gol di Mercuri anche qui di misura. La Vigor Lamezia vince 2-1 in casa del Melicucco, tre punti molto importanti, a segno Mascaro e Fodraro su calcio di rigore, Agui invece per il Melicucco. E il Roccella cade in casa contro l'Adeliese per 3-4. Risultato sorprendente, tanti gol. Sor Giovanni per il Roccella, Borghetto, Caseiro, Melidona e Saba per l'Adeliese, che quindi strappa 3 punti in trasferta di vitale importanza. Detto questo, vi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi.